Qualora fosse alla ricerca di uno smartphone low cost, ma con un design ispirato ad un terminale di fascia più alta, ecco che il Blueboo X Fire 2 potrebbe fare al caso vostro. Infatti ci troviamo davanti ad un dispositivo caratterizzato da un vetro curvo di tipo 2.5D, il flash LED frontale, una scocca unibody in metallo ed il lettore di impronte digitali posto posteriormente. Volete sapere il prezzo? Andiamolo a vedere nella nostra anteprima. Il Blueboo X Fire 2 è un device che risulta essere compatto e maneggevole, grazie anche al peso di soli 135 grammi ed una costruzione con scocca unibody in metallo che racchiude una batteria da 2150 mAh. Sempre posteriormente troviamo il lettore di impronte digitali accompagnato dalla fotocamera da 8 megapixel interpolati con singolo flash LED. In basso sono poi situati lo speaker, l'ingresso micro USB ed il microfono principale. Sulla parte superiore invece è presente solamente l'ingresso mini jack. Il profilo destro comprende due carrellini, uno riservato alla nano SIM e l'altro riservato alla micro SIM più una micro SD. Non troviamo dunque uno slot condiviso, mentre sul lato sinistro possiamo notare il bilanciere del volume ed il tasto di sblocco, accensione e spegnimento. Frontalmente troviamo poi la capsula auricolare affiancata da un potente LED di notifica, il sensore di luminosità e prossimità, la fotocamera anteriore da 5 megapixel interpolati ed il flash LED frontale. Sulla parte inferiore invece sono presenti tre tasti soft touch che però non sono retroilluminati. Parliamo ora del display, il quale è un'unità IPS da 5 pollici di diagonale con risoluzione HD ed una densità di pixel pari a 294 ppi. Inoltre troviamo anche un vetro curvo di tipo 2.5D. Sotto la scocca è presente un processore quad-core MediaTek MT6580 con frequenza di clock massima di 1.3 GHz, accompagnato da una GPU Mali MP1, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 32 GB. Per quanto riguarda la connettività, a bordo del Blueboo X Fire 2 troviamo il supporto Dual SIM ma senza la connettività LTE. Dovremmo accontentarci quindi di una semplice connessione 3G. Sono presenti inoltre il Bluetooth 4.0, il Wi-Fi, il GPS ed anche la radio FM. Passando poi al sistema operativo, abbiamo Android 5.1 Lollipop in una versione quasi stock, modificata solamente in alcuni dettagli. Ma la parte che rende il tutto interessante è sicuramente quella legata al prezzo. Infatti è possibile acquistare il Blueboo X Fire 2 sui vari shop online a circa 65€. Così la cifra rende questo smartphone sicuramente un prodotto interessante ma anche competitivo. E testandolo nei prossimi giorni vi sapremo dire sicuramente qualche informazione in più. Rimanete quindi sintonizzati sul nostro canale per non perdervi la recensione completa che arriverà brevissimo. E per il momento è tutto, un saluto da Leonardo per gizchina.it.